Abbiamo 19.000 di oro. Quasi quasi mi farei insegnare qualcosa da lui, se ha qualcosa di interessante. Il cavaliere pallido in carne e ossa. Già. E questo lo chiami il regno dei morti? Non ho incontrato un solo cadavere che non abbia cercato di uccidermi. In questo regno ci sono creature alquanto insistenti. C'è il mercante là dietro. Io li chiamo esangui. Incubi fatti di artigli e ossa che non possono essere uccisi dal comune acciaio. Chi l'avrebbe mai detto? Ci deve essere un modo per ucciderli. Gli esangui sono vulnerabili a cose legate allo spirito. Quindi... Uccidi magia? Il simile col simile, è così? Ovviamente. Sì. E il re dei morti è molto affezionato ai suoi esangui. Uccidine più che vuoi. Gli tiene molto. Ammazzali. Vediamo se c'è qualcosa di utile. R1 quadrato. Ta 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 ta. Pausa quadrato. Ta ta. Pausa quadrato. Beh, qualche combo magari me la potrei comprare, eh. Ta ta. Pausa. Ok. Sai cosa? Io i soldi li spenderei nelle combo a questo punto. Compriamo questa e questa qui per ora. 1, 2. Bel colpo! Bel colpo! Questo qua in aria R1 quadrato invece? Figata! Sembra quello che faceva guerra questo. Vediamo il mercante invece se c'ha qualcosa. Tutti articoli nuovi da terre. Eh certo, come no. Lontane. Va bene, possiamo salire di sopra finalmente. Eccomi qua. Speravo tanto che non saresti tornato. E invece... Cos'è successo al campione dell'arena? Tieni lo scheletro, avete perso tieni il vostro intrattenimento. No, impossibile. Credo forse che mi sono sbagliato. Mi riceverà. Io non te lo posso impedire. Esatto, non puoi. Il pedaggio dei re. Il nostro corpo è un po'... Fa il cazzo che vuole lui. Puzzi di vivo, cavaliere. Di anime reclamate da tempo. Wow. Tu non sei il benvenuto qui. Chi l'avrebbe mai detto? L'atmosfera cominciava a piacermi. Allora non sei rimasto qui abbastanza. Miliardi di anime. Me l'aspettavo più grosso, più cattivo. L'intera umanità è pronta a reclamare vendetta. Ma... vedo che questa musica ti suona già familiare, non è vero? Esatto. Cosa vorresti da me, cavaliere? Mostrami la via per il pozzo delle anime. Eccolo, cosa stai lo sapevo. Cercando qui? Il potere sulla vita e sulla morte? O magari speri nella soluzione, fratricida? Voglio solo farmi cacchi miei. Mi chiedevo dove fossero finite le anime dei tuoi fratelli, visto che non sono mai passate dal mio regno. Al tuo regno non servono altri sudditi. Esatto. Vero. Eppure devo affrontare questa marmaglia senza i signori al mio servizio. Non è un problema mio. Fai in modo che lo diventi e io esaudirò la tua richiesta. Trova i miei 3 signori dei morti. Ok. E svegliali dal loro sonno. Altra ricerca in altra zona. Questo li piegherà al tuo volere. Che cos'è? Un nuovo equipaggiamento? Riportami i signori che possono condividere il mio fardello. Ma così, bel sorriso. Interpe... aspetta! Concedi il proprietario il potere come il signore... Ah, no, invece no! Ai tuoi ordini. No, pensavo fosse... Niente, peccato. Pensavo fosse quello che ci apriva i portali tipo la portal. Peccato. Se non ti dispiace, questo me lo prendo io. Benissimo. Altra ricerca di altri oggetti. Allora, noi siamo qui. Il nostro obiettivo è qua in fondo. Ma se mi teletrasporto magari? Lì c'è una delle reliquie che piacciono a Vulgrim. Devo andarla a prendere. Eccola qua. Questo mi sa tanto di dungeon. Magari c'è qualcosa di nascosto. O magari no, chi lo sa. Sicuramente è una bella caduta. E qui c'era un tesoro. Vediamo.
Impossibile. Mi aspettavo un po' di meglio, forse, eh? Certo, le pozioni quando ti servono non le trovi mai, eh. Sguardo della sentinella. Forse siamo dalla parte sbagliata, ma forse troviamo qualcosa, chi lo sa. Ad esempio, qui abbiamo bisogno di un caccolozzo per poter passare. Ma vorrei provare. Ecco fatto. Oh, madonna mia. La combo qui può diventare pericolosa. Armi, grazie. Quelle le accetto sempre volentieri. Saliamo qua sopra che magari riusciamo a prendere o un caccolozzo e far esplodere tutto. Puff. E quel forziere ora è mio. Vediamo cosa nasconde. Un'arma blu. Grazie. Beh, alla fine ci ho azzeccato. Roba verde anche. Ma che bella gioia oggi. Vediamo se riusciamo a potenziarla. Allora, danno 116, difesa 84. Beh, beh, bella. Bella bella. Aumentiamo la forza. Danni da fuoco, da ghiaccio. Io direi quelli elementali li scarto tutti a prescindere. E ci aumentiamo la forza. Poi riusciamo ad aumentare di un altro livello, dite, oppure no? Forse a pelo ce la facciamo, eh. 122, difesa 90, critico 15, forza 24. Probabilità di colpo critico. Danni da colpo critico. Danni da colpo critico, assolutamente. È il miglior bonus che possiamo passarci. Questa qua non ce l'aveva, danni da colpo critico, è vero? Wow, questa qui sta per diventare anche migliore. A livello di difesa questa, adesso come adesso, è qua. È proprio... Una volta equipaggiato questo talismano, ti dà il potere di distruggere... Wow, questo da dove è uscito fuori? Questo qua ce l'ha dato il tipo di prima, non l'avevo visto che era un oggetto equipaggiabile. Quindi saliamo da questo lato, che poi magari questa zona non ci serve neanche a nulla. Magari non ci serve assolutamente a nulla. Però magari, chi lo sa, troviamo un altro forziere, troviamo un oggetto unico, troviamo magari sti cristalli caccolosi. Come faccio a distruggerti? No? Non ci arrivi? Peccato, di poco. Proviamo a lanciarla, ma non conto di farcela. Ovviamente. Vabbè, vuol dire che questa è un'altra zona che dovremmo visitare più avanti. Va bene, proseguiamo dove il gioco vuole che io prosegua, ovvero da questa parte. Che porta gigante, ovviamente dovrò entrare dalla porticina. Chiaramente. Ma voi ve ne state buoni o vi devo uccidere per forza, eh? Che dite? Tu sei più duro degli altri. Bravo, complimenti. L'elevatore si attiverà premendo quadrato e colpendo il cristallo. Ok, grazie. Era l'unica cosa che avrei fatto comunque, quindi. Tomba del guardia sigilli. Va bene, io intanto... Ma sono mummie queste. Non mi aspettavo le mummie, effettivamente. Però immagino che qui ci siano morti di ogni tipo, quindi... Non mi sorprendo neanche troppo. E Zat, dove vai? Vieni qua. Madonna mia, sta combo... Fa un bel po' di danno. Soprattutto secondo me se prendiamo il nemico al volo qua, o comunque il nemico è grosso, questo attacco qua possiamo fare un bel po' di danni in più. Possiamo fare un bel po' di danni extra. Allora mi serve un peso da mettere qua. Quello è poco ma sicuro. Qui abbiamo il nostro caccolone esplosivo. Questo vuol dire che io inizierei a farne saltare un po'. Ad esempio questi. Via tutti. Che mi state... Puff! L'abbiamo mancato. Altamente sulle balle. Via anche tu. Raccogliamone un altro. Ah, basta, perfetto. Ah no, aspetta. Forse anche lui da tirare giù.
Puff. No, scherzavo. Lui mi sa che è da tirare giù con il vero senso della parola. Intanto poi prendo questo. Ok. Ecco fatto, grazie. Non credo però, anzi, non ne sono sicuro. Aspetta, c'ho una mezza idea, ma non sono sicuro. Invece è quella giusta, perfetto. Non ero sicuro lo spostasse, visto la grandezza. C'è arrivato? Ovviamente. Grazie. Qui c'è un forziere. Che tra l'altro, sta cosa della minimappa che ti fa vedere i forzieri. Tutte ste pozioni però, eh. Dicevo. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok. Mi sa che c'è qualche tipo di enigma che devi risolvere. Della serie, devi prima partire da uno per scendere all'altro. Odio ste robe. C'è ancora il simbolo qua, ma la strada è chiusa. Di qua invece la strada è aperta, quindi proseguiamo da questo lato. Ovviamente per passare dobbiamo arrampicarci, ma non è obbligatorio, perché possiamo prima andare da questo lato. Così uno, mi prendo... Ecco qua, questo. Due, se la mia logica è giusta, posso andare dall'altro lato. Non è vero? Peccato di poco però in realtà, eh. Vabbè, dicevamo. Vediamo cosa fa la leva. Uff. Ok. Dovevamo andare da questo. Ah, hai capito. Ecco fatto. Qui abbiamo un forziere bello. Forse qua c'è la mappa. Forse c'è la mappa. Ovviamente. E lì c'è una bomba. Attenzione. Fermi tutti. Allora, fammi vedere. Secondo me questa qui è quella che esplode se gli spariamo. Giusto? Sì, perfetto. Questo vuol dire che se io vado di là, in realtà non so se gli riesco a sparare. Dite che ce la faccio? Sì, hai voglia se ce la faccio. Allora, prendi la pistola, spara alla caccola, cambia col braccio e buttati dall'altro lato. Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Però abbiamo sbloccato solo un forziere. Tutto ciò per questo. Ma sono sicuro che ne vale la pena. O forse no, scopriamolo. Una chiave. Bene, 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 bene. Dovevamo per forza passare di qua. Oh. Boss fight. Un'evocatrice. No, è la tizia con le spade. Ciao. Madonna mia, se ti devasto ora. Adesso ne arrivano altre. Ovviamente. Mamma mia. Che combo incredibile che ti ho sparato fuori. Ma l'altra è morta? Ah no, è lì. Mamma mia. Vi devasto. Vi devasto a tutti. Ok, da quella parte però è ancora chiuso. Questo vuol dire che forse la chiave ci serve da questo di lato, giusto? Non lo so, però io intanto salgo di sopra a vedere che cosa nasconde qui. Oh, la pagina del libro dei morti.
Mi aspettavo il forziere. Ce ne mancano due comunque. Ci sono tanti modi per arrampicarsi qui. Però lì tra l'altro vedo il cristallo, ma mi sa che non riesco a sparargli da questa altezza. Forse dobbiamo salire agli altri livelli. Proviamo il livello 2. Al livello 2, che cosa abbiamo? Ancora puoi, cavaliere. Assolutamente nulla. Ok, questo vuol dire che non funziona più? Ma dai, ma cosa ci voleva muoverti? È solo il 2 o anche gli altri? Non posso più andarci. No, solo al 2.